Fanciulli, buongiorno, buona domenica e match day Toro Frosinone. Manca sempre meno, purtroppo, alla fine del campionato. Ci siamo anche oggi. Oggi l'imperativo sarebbe vincere, però io dei miei polli non mi fido, anche perché il Frosinone ha assolutamente bisogno di punti. Quindi c'ho un po' d'ansietta, beh, col Toro d'altra parte. Saluto come sempre e poi ci vediamo dentro. Fanciulli, già allo stadio, oggi sono ospite di Hugh Adler negli Skybox. Sapete che, insomma, se volete seguirli per quanto riguarda le cripto, allora ovviamente affidatevi a loro. Stranamente sono già dentro, sì, perché in realtà sono dentro già da praticamente 50 minuti, che sono le 14.40, chi mi conosce sa che arrivo più o meno, e invece oggi sono in anticipissimo. Ci siamo. Ecco qua, questo è lo Skybox. Qui sapete il mio angolo preferito. E qua Zanza. La maglia sogniamo da bambino. Quando toccavo ancora col trenino, mio padre andava sempre al tribunale. C'era il Torino, Torino da sognare. Noi la fiamma non si è spenta, è ancora Toro, è sempre Toro, la maratona canta tutta in coro, è ancora Toro, è sempre Toro, il Toro è grande, fa tremar le gambe, è ancora Toro, è sempre Toro, cantiamola, cantiamo. Allora, è ovvio che sulla carta è una partita più che alla portata, i tre punti non dico che debbano essere facili, ma teoricamente dovremmo vincere perché è importante la vittoria per tante ragioni, ma si sa che il calcio non è così, la pratica del calcio non è come la teoria, mettiamola così. Quindi, partita da non sottovalutare, il Frosinone ha tantissimo bisogno di punti salvezza e vi ricordo che sono quelli che ci hanno buttato fuori dalla Coppa Italia ed è una roba che io non ho ancora digerito, probabilmente non digerirò nemmeno quando sarò nell'oltretomba. E all'andata diciamo che è stata una partita molto discussa per alcuni errori arbitrali. Detto ciò, mi aspetto, allora, è un Frosinone a due facce, nel senso che addirittura nel girone d'andata si parlava di Europa, io l'avevo detto, sono i classici fuochi di paglia che adesso sicuramente ci fanno gol perché sono in attacco, come era successo al Cagliari l'anno prima che retrocedesse, avevano fatto un'andata, un girone d'andata ottimo e poi hanno fatto dei grandi passi indietro, tanto che si ritrovano in piena lotta salvezza. Motivo per cui oggi non hanno bisogno di punti di più, però anche noi abbiamo ancora un obiettivo, che poi se lo centriamo meno questo è un altro discorso, ma abbiamo bisogno di punti perché dobbiamo continuare a sperare. Quindi mi aspetto una partita di grinta dai nostri, questo è il sogno e la speranza, la realtà so che potrebbe essere diversa, però dobbiamo portarci a casa di tutti. Per quanto riguarda le formazioni, fanciulli, scelte se non obbligate, quasi, ecco, come sempre a centrocampo non siamo contati di più, abbiamo Ricci che è squalificato, ma fortunatamente è rientrato Ilic, quindi naturalmente titolare. Partiamo dalle difese, contro i pali il solito Savic, Tamez, buongiorno Rodriguez, centrocampo Linetti e Ilic, come vi dicevo, sulle fasce abbiamo invece Bellanova, oh mio Dio Savic, porco il demonio! Stava per fare una frittatona proprio. Dicevo, Bellanova e Vojvoda. Davanti abbiamo Vlasic a sostegno di Zapatone mio. E Okereke. Mi aspetto molto questa volta
da Occhereche e approvo totalmente la coppia Zapatone Occhereche. Nel Frosinone, insomma, ci sono comunque delle individualità da tenere d'occhio, inutile dire Sule, ormai sta facendo un campionato straordinario, è il gioiellino della Juve e del Frosinone, ma occhio, che c'è un'altra conoscenza del Toro, De Pasek. Se segna oggi io vi do all'Empica. Per ora comunque è in panchina, quindi le speranze che vi possiate vedere ancora nel calcio ci sono. Fanciulli, sapete che quando ci si diverte... costruzione zero. Calcio d'angolo, Fanciulli tira in porta del Frosinone, fortunatamente uscito, non di tantissimo ma uscito, cioè sta facendo molto di più Frosinone di noi. Non mi aspettavo nulla di diverso, dico la verità. Fanciulli, mezz'ora di gioco, occasione Toro con Zapatone sprecato, segniamo manco con le mani sto primo tempo, ve lo dico. Fanciulli via al secondo tempo, nessun cambio né da una parte né dall'altra, ma speriamo che ci sia un cambio di atteggiamento e di prestazione da parte del Toro. Allora Fanciulli, visto che sono passati quasi 10 minuti di orribile prestazione nuovamente, allora diciamo, visto che io sono ho degli haters, non sono una così brutta persona, signora. No, confermo che è peggio. Vabbè, adesso... Ragazzi, ve lo giuro, col timpano sinistro che penso sia andato già da un quarto d'ora. Però vi devo dire, vi racconto questo aneddoto, visto che la partita fa cagare. Anche mia madre mi dice sempre che pare che io abbia mangiato i microfoni da piccola perché ho una voce. Confermo, 100%. Al di là di questo, perché vedete questo bel fanciullo granata che è già impegnato, quindi fanciulle, niente per voi. È un mio amico, Simon, ci siamo conosciuti tramite Twitter. È uno dei pochi che mi sopportano del Toro Twitter. Veri, confermo che questo. Salutiamo una... tutti gli amici del Toro Twitter. Assolutamente, tutti quelli che mi odiano. Però diciamo che non sono una brutta persona, perché oggi ho portato Simo qua con me, con New Adler, perché ha fatto un regalo al nonno, che è lui. Che da 54 anni circa non veniva allo stadio, esatto. Perciò direi che... È giusta occasione di ringraziarti pubblicamente. Grazie tesoro, sono riuscita a portarlo perché insomma giustamente Simo mi ha chiesto, voglio portare mio nonno allo stadio, voglio fargli una bella esperienza. E allora insomma ho provato ad attivare. Il nonno. È contento nonno? Oh, okay. È contento? Da quant'è che non veniva a vedere il Toro? Però, come mai ti fa Toro? Come mai ti fa Toro? Da quando hai iniziato a ti far Toro? E allora di famiglia. Chi l'ha fatta appassionare? Chi l'ha fatta appassionare? Quale giocatore in particolare? Chi l'ha fatta emozionare? Pulice Graziani. Beh, diciamo che dice poco. Perché alla fine non sono così una brutta persona. No, poi ricordi anche Maxi Lopez ai tempi del 2015. Allora non mi toccare il biondo. È cresciuto con un certo tipo di cultura granata. Allora, ci siamo scelti questa squadra, che possiamo fare? Gerrard contro il Chelsea. Porco demonio, Fanciulli. Rodriguez che scivola e sbaglia. Subito che Dire ne approfitta. Meno male che Savic ci mette le manone. L'ho vista bruttissima.
fanciulli, allora il 22esimo cambio Toro esce Okereke, che per me oggi purtroppo mi duole dirlo insufficiente, ed entra Tony Sarabia, sperando che entri con il giusto piglio finalmente, perché ho questa stagione un po' rimandato. Concorda che è un po' rimandato Tony Sarabia? Sì, ma concordi? Lo dirò lunedì mattina alle 9 su Radio Norma. Sì, che marchettata devo fare. Ma veramente, adesso lo blocco, basta, è finita. L'amicizia con Simone è finita. Fanciulli, mancano praticamente 17 minuti alla fine dei 45, dei 90, dei 90 regolari, più eventuale recupero. Ma ragazzi, noi non segniamo nemmeno con le mani. Cioè, creare azioni da gol è oggi utopia. Cioè, paradossalmente meriterebbe molto più il Frosinone che noi. Oggi nulli, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Però, aia, aia. Porco il demonio, meno male che Bagna ci ha messo il piede. No, ragazzi, un incubo. Oggi sto vivendo un incubo. Fanciulli, altra sostituzione del Toro, molto emozionante. Esce Voivoda ed entra Lazzaro. Vabbè, insufficiente per insufficiente, quindi potete capire. Allora, fanciulli, entra Sec nel Frosinone. 0-1 Sec. Ma vai a fanculo. Allora vi giuro che se segna Sec mi do all'ippica. Abbandono il calcio. Mi do all'ippica, signore. Mi abbandono il calcio. Ma veramente. Cioè, se Sec fa il gol dell'ex, mi do all'ippica. Io dicevo che io no, perché ho giocato da Snai Sec marcatore a 6,50. Cioè, veramente promuovi pure la ludopatia. Sei una persona vergognosa. Sono pro ludopatia io, assolutamente. Sono d'accordo, perché è un business. Angolo, no. Ovviamente, fanciulli, ci dissociamo da sì, tutto ciò. Però veramente il gol di Sec me lo sento, lo vedo proprio. Ale, pure in rovesciata, via, via. Per carità di Dio, speravo di morire prima nel caso. È più probabile che io riesca a lavorare ad Azon piuttosto che noi che riusciamo a calciare i calci di punizione bene. Cioè, i calci piazzati bene. No, non ce la facciamo. Ma nemmeno nei sogni. Fanciulli, sostituito Ilic ed entra Lovato, ma fischi pesanti per Ivan, Inizia, sì. Coro più applausi. Aia, male, eh? Malino, eh? Questo è brutta roba. Seppure zappata, però mi sbaglia delle occasioni così. Cioè, non è da zappatone, delle occasioni da zappatone ma sbagliate in maniera non da zappatone. Siamo proprio alla frutta oggi, fanciulli, proprio alla frutta. Finita, fanciulli, e questi sono i fischi. Non meritate di più. Di più. Che schifo. Fanciulli, partita finita, mamma mia, un cesso di partita, cioè oggi ha vinto la noia, siamo stati il nulla, proprio non totale, di più, cioè sinceramente non mi aspettavo grandi cose, però proprio così nemmeno. No. Male. Salutiamo mamma mia Max. I capelli, malissimo oggi. Più che altro un punto che alla fine non serve né a noi né al Frosinone. Perché il Frosinone oggi deve puntare alla salvezza e noi all'Europa. Sì, ma noi dovevamo prenderci 3 punti, che me frega del punto. Ti dico solo, ultime 3 partite, Empoli, Juve, va bene, Juve ok ancora. E Frosinone, 2 punti. Non mi ricorda la partita di Empoli con gli incubi. No, comunque adesso, fanciulli, al di là delle battute non sono. Oggi per me nessuno salvabile. Cioè, ma al di là delle prestazioni, Bagna ha fatto il suo. Sì, sicuramente qualche parata fine, importante ha fatto, esatto. Al di là delle prestazioni tecniche, tutto quello che volete, tattiche, eccetera. Raga, ma nessuno che ci abbia messo un minimo di grinta e voglia. Cioè, ma dici, boh, ma ci provo, ma mal che vada. Ma adesso come giocata, anche nel Frosinone, il Frosinone giocata senza anni. Ho capito, ma il Frosinone si deve salvare e in quella situazione ha comunque a livello di occasioni ha creato più di noi a livello di gioco. Noi il nulla più totale, il centrocampo l'avevamo oggi in campo. No, chiedo perché io non l'ho Zapata visto. Oggi anche inguardabile. Sì, ho capito, ma non è che non è che possiamo puntare sempre tutto su Zapata, che io gli voglio bene, gioie mie. Ma non è puntare su Zapata, però ho capito, oggi ma cosa faceva? Ma dimmi che voi e Bella non hanno fatto bene. No, adesso oggi, di meno.
No, ma oggi comunque ha avuto un paio di occasioni, ha avuto un paio di cose da fare. Sì, da buttare. Capito, però ragazzi, ma se non crei, come la butti dentro? Non sto dicendo che Zapata sia capo espiatorio della partita. Ci manca perché te meno. Però, no, oggi nessuno salvabile. Ma ha fatto male come esattamente tutti gli altri. Sì, ma cioè, ovvio. Ma a partire dall'atteggiamento, perché possa passare che sbagli la questione tattica e tutto quello che vuoi. Ma ragazzi, ma l'atteggiamento, almeno il minimo di voglia da metterci. No, zero. No, zero. Proprio zero. Cioè, morto lo spirito. I primi 10 minuti, eh. Già i primi 10 minuti sono stati. No, io mi aspettavo almeno il secondo tempo di giocare, perché noi giochiamo sempre un tempo, il secondo mai. Cioè, zero. Morti tutta la partita. Sono stato in guardia. Brutto. No, oggi sinceramente poco da dire se non che siamo stati il nulla. Il nulla totale. Beh, adesso ragazzi, fanciulli, sereni, tanto la prossima è solo sabato contro l'Inter. Andiamo bene che ci festeggiano lo scudetto in faccia. E niente, fanciulli, battute a parte, che battute non sono, comunque il succo della questione resta quello. Veramente non mi aspettavo che prendessimo a pallonate il Frosinone, però manco che fossimo. Però manco che fossimo veramente nulla così. E niente, ci vediamo a Milano per Inter Toro. Assolutamente, speriamo di non prendere l'imbarcata, ma la vedo nera, ci festeggeranno lo scudetto in faccia. E boh, naturalmente tanto amaro in bocca, perché oggi era un'occasione da non fallire. E invece l'abbiamo puntualmente fallita. Ma questo è tutto in stile Toro. Alla prossima, fanciulli.